L'ho invitata perché quella è la sua telecamera, signore. Qua davanti, ecco, Grazie, non sono abituata. alcuni dei problemi, quali sono? Perché se ne renda conto anche Flavio I Tosi. problemi sono molteplici. È 4 anni che ne parlo, sono una Cassandra inascoltata, sono amministratrice della pagina La Collina di Spoon River, ammazzati dai burocrati, uccisi dallo Stato. Tengo il conto dei suicidi di Stato dalla fine del 2011. Devo dire che la vostra regione è una delle più tartassate in assoluto. Ho dei dati che non mi fanno dire da nessuna parte. I dati ufficiali sono sbagliatissimi. Quelli del 2014 dovrebbero essere 187 morti. Siamo a 897 di morti dell'anno scorso. Allora, a gennaio ce ne sono stati 94, febbraio 95, oggi a marzo fino a ieri sera, perché io con gli altri due amministratori, che sono Nadia Carrara e Mauro Meneghini, abbiamo l'abitudine di dire fino alle 8 di stasera. Quindi fino a ieri sera alle 8 erano 43, ma già stamattina sicuramente siamo arrivati a 45-46. Cosa porta secondo lei alla fine di queste persone, la debolezza di carattere? No, assolutamente no, perché io ho avuto modo di conoscere molte vedove di Stato che non vogliono apparire perché molte hanno figli piccoli, rimangono nei problemi più grandi e assoluti e non sono persone deboli di carattere, anche perché non possiamo pensare di avere 30.000 persone con problemi di carattere in 5 anni. 30.000 ed è un conto al ribasso. Perché le cifre che gli porto io sono la punta dell'iceberg, cioè i suicidi che non si possono assolutamente nascondere. Dopodiché il Veneto purtroppo ha un primato tristissimo. È delle ultime 2 settimane che 10, 22enni, 23enni, 6, 22enni, 23enni si sono suicidati. Mi vengono a dire non è la crisi, a parte che alcuni sono figli di suicidi per la crisi. Pure. Allora, io vengo da Bologna e ho girato molto il Veneto perché questo mio impegno personale, assolutamente non pagato, lo porto avanti da 4 anni, dentro e fuori da Facebook. Io quando giro la zona di Soave, di Padova, vedo il deserto dei Tartari e grazie a Dio anche la gente indignata e arrabbiata, cosa che a Bologna non vedo. Però al di là dei suicidi, che sono tantissimi, c'è la zona di Treviso che l'anno scorso, a quest'epoca, andava a 2 impiccati a settimana, solo Treviso. Infatti, ieri che sono stata ospitata proprio lì, ho detto: io voglio vedere se è rimasto qualcuno a Treviso. No, Questa è una. poi c'è, finisco, semmai continuo dopo. 6 anziani su 10 sono ricoverati per malnutrizione. Fra questi suicidi, e questo è gravissimo. Poi, sempre l'anno scorso di questi tempi, su un giornale del Veneto, ho letto che gli anziani si lamentano della raccolta dell'umido porta a porta perché non trovano più le verdure da mangiare. Bene, questa è la situazione. Io vedo uno scollamento fra la politica italiana, adesso non me ne vogliono qui i signori, ne approfitto solo, ma non perché attribuisca a voi delle colpe. Comunque vedo questo scollamento enorme fra un paese che sta andando allo sfascio, fra chi non va dal dentista, rinuncia alle cure dentistiche, rinuncia a tutto, non ce la fa, poi a un certo punto molla. Molla, ma non Pronto? è debolezza di carattere. Pronto, ma. La persona che lì mi è più simpatica è la signora di Bologna, perché anche lei ha capito che dobbiamo crepare tutti e sta facendo la sua parte in modo reale e genuino. E dico alla signora, signora, in Italia un artigiano, un piccolo commerciante, uno di quelli che hanno costruito il paese col sangue, non con le sacque, quello la mattina trova la bottega o il coso sbalizzato dagli stranieri. Perché noi abbiamo lo Stato che insegue a far cassa i 10 km della macchinetta o la cintura o la puttanata, perché allora ho la revisione dell'anziano di 80 anni, la bottega sfasciata, derubato, rapinato, ammazzato per strada,
Poi quando apre la sala cinesca deve passare a pagare i bollettini dell'INAIL, dell'INPS, e dopo l'INPS quei soldi suoi va a pagare pensioni a gente che non ha neanche pagato i contributi per 100.000 euro al mese, regali, vitalizi, situazioni veramente che saranno il nuovo medioevo della storia dei prossimi secoli. Poi che da pagare ho gli artigiani, i commercianti, flotte di persone che sta là con il cellulare a cazzeggiare negli uffici perché sennò l'artigiano non può lavorare. Poi quando ha lavorato gli contestano il lavoro, alla concorrenza dei centri commerciali, delle multinazionali, di tutti quei loro servizi che poi creano questa situazione, perché le multinazionali per esplicitare il loro potere hanno bisogno di loro chiacchieroni, i loro servizi. E questo è il sistema che dopo se debole defesa si suicida. Ma dico solo una cosa, sì. Quando lei un politico gli chieda come Galan, cosa ha fatto Sorea, tuo fratello e i tuoi figli? Tutti appollaiati nello Stato, nello Stato, nello Stato non ti rubano niente, non ti saccheggiano la bottega, se ti rubano il computer in ufficio lo Stato te lo ricompra. Ciao Roberto. Allora, scusatemi, c'è la pubblicità, allora dopo rispondiamo. Allora posso replicare dopo? Dopo grazie. Rispondiamo, pubblicità. Grazie mille. Roberto ha ragione nel senso che un artigiano, un piccolo imprenditore non può subire delle tasse che possono arrivare al 74%. Nessuno riuscirebbe a far funzionare una qualsiasi attività piccolissima con una tassazione di questo tipo. Scusi, il suo microfono. Il microfono dov'è? Un po' più su le avevo detto, così, sì. Con una tassazione di questo tipo. Dopodiché, per quanto riguarda gli imprenditori edili, c'è il dramma del DURC. La gente non ha più i soldi per pagare, però se non si è risolto il DURC, l'imprenditore edile non lavora più da nessuna parte. C'è appunto questo mio amico di Padova, Maurizio di Serò, che mi spiegava che hanno trovato da restaurare, ristrutturare una villetta, hanno dovuto contattare 6 idraulici, perché solo uno era a posto col DURC. Allora, a che gioco stiamo giocando? A casa mia si chiama gioco dello sterminio, gioco della sopravvivenza. E ha ragione. Certo. Solo che tutti quanti compatti non riusciamo a dire basta. Quando uno Stato mette l'IVA del pellet dal 10% al 23%, quello per me è un progetto di sterminio, perché il pellet viene usato dagli anziani e dalle famiglie povere. Ci sono 5.000 persone in Veneto che vivono senza luce, ci sono stati 5.000 distacchi, li ho contati io, perdendoci gli occhi. E io non ho sto tempo perché lavoro 36 ore settimanali, è un fatto di coscienza civile, civile. Pronto, mamma mia quante cose, pronto. Il debito pubblico aumenta. Cioè ormai non abbiamo più il sangue, sono rimaste le gocce di sangue secco, la gente paga che dovrebbe smettere e abbiamo un debito inestinguibile e nessuno dice basta, siamo al game over, basta morti, continuano a spaventarci con l'ISIS, ma quando un governo provoca 10 morti al giorno, 6 di barbiturici e 4 di suicidi efferati, spiegatemi chi è l'ISIS? Ditemelo voi, chi è l'ISIS? Sono gli integralisti islamici che vogliono sgozzarci o questo governo che ammazza 10 persone al giorno? Io ho fatto il conto che 1.000 giorni di governo Renzi sarebbero costati 3.000 vite umane. Da gennaio si sono incrementati i suicidi del 40%. Ci siamo io e Nadia Carrara, che pur essendo due donne forti, delle volte alla sera ci troviamo al cellulare a piangere per quel mugnaio di 68 anni che gli hanno tolto tutto e che si è affogato nel lago. Abbiamo pianto per questi ragazzi, perché abbiamo entrambi figli, io ne ho una di 25 e l'altra di 21 all'università, finché riesco a mantenerle, ok? Lei uno di 24, sapere che si impiccano perché non vedono futuro e vengono a dire no, ma è la depressione, qui basta, i giochi sono finiti, bisogna cominciare a fare qualcosa. L'anno scorso si è pugnalato alla pancia a Natale uno a Milano che da una settimana mangiava solo mandarini
e aveva trovato un lavoro per una settimana dove gli costava più il treno per andare a lavorare. Cioè, cominciamo a dirle queste cose. Certo. Io non sono la Barbara D'Urso, non mi diverto a raccontare questi particolari tragici e che li vivo, io ormai li vivo come dei parenti tutti quanti. Qui si vive nella paura, nel terrore di perdere il posto di lavoro. C'è stato un muratore di 58 anni, non quest'estate, due estati fa, che ha ricevuto una lettera dal suo capo che non era di licenziamento. Si è buttato giù dal viadotto perché, non avendo gli estremi culturali per capire cosa ci fosse scritto, si è ammazzato per la paura di essere licenziato. Allora queste cose bisogna cominciare a urlarle. Io la ringrazio per lo spazio che mi ha dato, non le sarò mai grata abbastanza, ma io qui non sto parlando come Rita Zaniboni, potrei essere Francesca, Giovanna, io sto dando voce a quelle 30.000 persone di cui non vuol sentir parlare nessuno, nessuno. Diciamo, mamma anche, mia. Diciamo anche che non ha funzionato. Io non vorrei fare la figura di quella che, insomma, mette il naso dappertutto, però io nella situazione che giornalmente constato ritengo che non, parlare di sinistra e di destra in un momento così tragico e così grave, riesumare persone come passera, lasciamo perdere il passato. Gente collegata alla massoneria, ma l'Italia ha ancora bisogno di questo? Io da madre di famiglia ritengo che qui o la gente smette di parlare di inutili divisioni, perché per quello che riguarda l'Expo e il Mose c'erano tutti, per par condicio c'erano tutti. Qui io aspetto il botto, perché se c'è un botto finale ho la speranza per le mie figlie e i miei nipoti che ci sia qualcosa ancora da costruire. Non possiamo andare avanti con i muri nella testa. Bisogna tirarli giù questi muri, bisogna andare incontro alla gente, incontro a quelli che si vogliono suicidare, incontro a 3.000 sedicenni che si sono arruolati nell'ISIS, occidentali, 700 solo in Italia. Io non so qui chi sia padre di famiglia, forse tutti, ma ci siamo chiesti perché. Vogliamo chiederci perché dei ragazzini di 16-17 anni sentono il bisogno di andare a sgozzare della gente cresciuti in Occidente? Che cosa gli abbiamo dato? Cosa stiamo facendo? Basta gente in odor di massoneria, basta bancarottieri, basta sinistra, destra. Allora, magari ammazziamoci, puliamo le strade dal sangue e poi si dice... per l'Italia, io cittadino, no, io della Lega, io del PD, io delle, che poi sono tutti morti, perché qui ha vinto il partito dell'astensionismo, cioè ho vinto io che ho detto nessuno mi rappresenta, siamo il 63%, qui arriveremo al paradosso che se uno viene votato con 3 voti dice che ha vinto, basta, non ci sto più. Cos'è che voleva aggiungermi, Presidente? Devo aggiungere che... mi ero dimenticata che fosse il sindaco di Verona, mi scusi. A Verona c'è una ragazza, Katia Benedetti, che fa un... ha questa esperienza analoga alla mia nell'ambito di Verona. Io le consiglio caldamente di conoscerla, perché lei, oltre a tenere i morti del Veneto, parla anche con le famiglie. E mi raccontava un mese fa, a proposito degli anziani, che proprio a Verona molti vengono trovati morti di fame in casa, e non solo fra persone che non sono ricche da un punto di vista economico. Siamo tutti reperibili in Facebook, perché appunto spazio nella TV non ne abbiamo, i social network vengono vituperati, però quando non si sta l'incare, il cappuccino del piffero della mattina e il gatto che gioca... con la pallina, c'è anche molta gente che lavora seriamente e non trova spazio altrove. Ecco, le consiglio caldamente, se si vuole candidare, conosca persone come queste. Ho un grandissimo elenco di persone impegnate. E lei dica, mandi un elenco, non c'è problema. No, no. Non esiste più la democrazia, si vive in una... Francesco Fella. Per quel che mi riguarda si vive una dittatura velata da democrazia. Ah, siamo in dittatura. In totale dittatura, non c'è più libertà né di espressione né libertà economica,
non abbiamo più sovranità monetaria, sovranità economica, a parte le quote latte. Ma adesso non siamo liberi neanche, a proposito delle arance siciliane, sì, di produrre e vendere le nostre arance. Siamo obbligati a acquistarle dal Marocco, acquistarle dalla Spagna. Spagna. E quindi alla fine è tutto collegato. Non abbiamo più libertà di niente. È una totale dittatura. Quindi se... Ma è colpa dell'Europa, dell'Italia, di Maastricht, di cosa? Ma innanzitutto è colpa della classe politica, ma anche è un problema intrinseco nella Costituzione italiana, che la Costituzione dal 1947 prevede appunto questi connubi con tante realtà politiche, spesso diverse. La Costituzione italiana è nata, se si riguardano i documenti storici, dai traditori badogliani, dai traditori togliattiani, quindi coloro che hanno voltato le spalle al fascismo, coloro che hanno voltato le spalle alla madre Russia, Togliatti, non scordiamoci che Stalin lo voleva nei gulag a farsi rieducare, era un traditore della madre Russia, non un compagno. E come si sono messi insieme queste persone? Sotto sotto con l'aiuto dell'America. Quindi l'America, gli anglo-americani che hanno vinto questa guerra, che poi dopo sono diventati esercito occupatore tramite la NATO, hanno creato la Costituzione italiana, quindi è... La dittatura è intrinseca in questo. Ma noi dobbiamo parlare di oggi, come fare per cambiare le cose. Dopo questa telefonata vorrei sentire il dottor Sebastiano Arcoraci. Pronto? Buongiorno. Chi è? Giovanna da Padova. Buongiorno Giovanna. Ecco, io mi rivolgo alla signora. Sì. Ma lei, signora, pensa che i politici li interessa di piccoli imprenditori che si uccidano? L'ufficio delle entrate? Ed ecco Italia. Io ho un figlio che è un piccolo imprenditore, avanza soldi con fatture eccetera, no, là, lui non è capace di tirare i suoi soldi, però se tu non paghi ti prendono la casa, tutto quello che hai, ma queste cose giuste? Io ogni giorno prego che mio figlio non si uccida e le ho detto stamattina, non ucciderti, ma vai a uccidere quelli che non ti pagano, perché lo Stato, l'Agenzia delle Entrate, l'Equitalia, tu presenti una fattura, perché non ti aiuta a recuperare i tuoi soldi? Ma è più facile, ti prendono la tua casa che te l'hai fatta con tanti sudori, è una mafia, la gente non interessa i politici, perché loro sono seduti là con centinaia di euro in tasca e noi siamo alla fame. Signora, vada avanti, aiuta i piccoli. Senta, signora, mi può contattare anche in privato, se vuole, per vedere di risolvere il problema, perché ci sono molte persone oneste che conosco che aiutano. Anche io non sono abituata a dire le cose positive che faccio, perché aiutare le persone e poi dirlo fa perdere valenza a tutto quello che si fa. Lei si metta in contatto con me, non si disperi, non abbia più paura, io so che l'Agenzia delle Entrate Equitalia possono diventare degli stalker d'eccezione, ma dica a suo figlio che non ceda, chieda il mio numero di telefono, può parlare con me in privato quanto vuole della faccenda, che troviamo la strada. Sì, è vero, in Italia si muore per maltempo, debiti, banche, Equitalia, crediti. Ci sono stati piccoli imprenditori veneti che dovevano pagare 200.000 euro e ne avanzavano 400.000 e si sono suicidati. Allora, basta. Io non ne posso più di sentir parlare di PD, di Renzi, che suppongo che al di là di una mentalità criminale perversa non abbia più di 3 neuroni. Qui c'è un ragazzo che rischia la vita. Io penso di aver salvato la vita a una dozzina di persone, dando gratuitamente del mio tempo, perché su Facebook sanno che sono della collina e mi vengono a dire sto pensando di suicidarmi in privato, quindi possiamo tenerci Giovanna chiami pure poi. Anche perché un'altra cosa che da denuncia è che con questa crisi, oltre al governo che è il mandante e gli esecutori sono di questi assassini di Stato, le banche, l'Agenzia delle Entrate, Equitalia, l'INPS, adesso è subentrata una razza peggiore di manigoldi che sto cercando di stanare, che si proclamano come salvatori
no, della situazione, cioè l'anatocismo, ti guardo se è l'anatocismo bancario. Brava. Impugniamo la cartella di Equitalia. C'è un cascato anch'io, sa? Ecco, il primo ad aiutare incontro, i manigoldi. Il, ed è da denuncia, io voglio mapparli e denunciarli. La prima perizia, niente. Poi con una l'acqua alla gola gli chiedono 4-5 mila euro, che uno non c'ha i soldi per mangiare, da mettere il pane a tavola, non dico la carne. E secondo me questa gente dà il colpo finale. Allora vedete, perché io non ce la faccio più a sentir parlare di programmi, bisogna salvare la gente, questo ragazzo che subisce lo stalkeraggio, perché diventa uno stalkeraggio, e che vuole lavorare. Cioè, dobbiamo capirci una volta per tutte. Questa è dittatura. E questa è dittatura. Dittatura bancaria, dittatura che sta diventando politica. Cioè, cambia la Costituzione mentre c'è Sanremo. Io non lo guardo Sanremo. Il telefono non sapevo neanche chi fosse, perché Paolo Bonacchi, il mio amico di Pistoia, mi ha detto: guarda che c'è una signora che sta facendo, sta lottando per la povera gente, ti prego di invitarla. Ed ecco, me l'ha detto un mese e mezzo fa, e io ho detto provo a sentire, ecco, ed eccola qua. Quindi chi lavora per la gente umile, chi fa il bene della gente, mi trova, sfonda una porta aperta, insomma, perché sono 26 anni, 25, questo fra poco inizia il 26esimo anno che sono qua con voi, e devo essere veramente sincero, devo ringraziarvi 10.000 volte, tantissimo, perché bene o male siamo cresciuti insieme, insomma, no? Signora, a voi è capitato oggi, quando non sono al lavoro è il mio quotidiano questo, è il mio quotidiano. In terzo luogo, il problema non è il governo, perché io adesso per prendere 200 euro in più ho partecipato ai lavori della commissione sindacale, perché ci sono state le elezioni dei sindacati nel pubblico impiego. Ho lavorato gomito a gomito con gente che si sente rappresentata dal sindacato, che non so come faccio, ma vabbè, ognuno ha i suoi deliri. Io ho detto che dovevo venire a questa trasmissione. Non interessava a nessuno, non interessava a nessuno, la manifestazione non interessa. Per quello che riguarda l'alto numero dei suicidi in Veneto, in Lombardia, io ho visto che ma già... Ma in tutta Italia, in tutta in tutta Italia. Italia, guardi, io adesso non ho i soldi per stampare l'intera collina di Spoon River, perché se vado indietro al 2012 mi si impalla. Volevo dirle semplicemente questo, vi ho frequentato, vi stimo, quando un anziano mi dice dovevo finire di lavorare, ci hanno insegnato che se non lavoro tutti i giorni non mi sono neanche guadagnato l'acqua per lavarmi le mani, e quindi questa educazione al lavoro, alla responsabilità, viene completamente vanificata da uno Stato perverso, infantile, che si perde dietro le spese più assurde, e quando comincia a perdere tutto, che la vita è come una vergogna, si mette zitto in casa, si vergogna con la moglie, si vergogna con i parenti, si vive come un peso, fino a quando non prende la decisione finale. Questo è il meccanismo. Telefonate e poi devo andare in pubblicità. Pronto? Sì, pronto. Chi è? Sono Cristina Baverona. E io sono rimasta molto colpita dalla signora, che non capisco perché non ha mai nome e sovrimpressione, per cui non so come si chiami. Rita Zaniboni, mi pare strano, mi hanno promesso, io... È tutta mattina che seguo la trasmissione, ma il nome della signora non l'ho mai visto. Non è un problema. No, è un problema. Mi chiamo Rita Zaniboni. Salve signora. Mi dica. Io volevo dirle che per quanto riguarda tutti questi problemi degli suicidi, eccetera, c'è una legge del 2012 che nessuno sa, nessuno conoscono, perché i media non la diffondono e non rendono informazioni in questo senso, che consente con semplice ricorso al tribunale, mostrando l'incapacità di assolvere al debito che è stato sottoposto da Equitalia, di avere addirittura ma uso questo termine improprio, del 70%, si riesce a ridurre fino al 70% il debito che viene richiesto.
Lei, casomai io lascio giù alla segreteria di Canale Italia il mio numero, se è possibile, sì. Signor Monaco. Sì. In modo che lei possa contattarmi, le do tutti i riferimenti. Proprio sì, ma sentiamoci, diamoci del tu, perché io ho bisogno di supporto, perché poi fra l'altro io sono un insegnante con la laurea in pedagogia e indirizzo sociologico, non mi tornano i conti di casa mia, si figuri un bilancio di una ditta, ha capito? Cioè c'ho la volontà, per cui io sono disponibile a collaborare, la ringrazio tantissimo. Guardi, non la porto una conoscenza questa legge che hanno fatto in sordina, ma non la pubblicizzano, perché altrimenti lei comprende, mostrando l'effettiva incapacità di assolvere, il giudice può dare il 70% dell'abbattimento del debito che Equitalia pretende. Va bene. È un semplice, ecco. E poi, signora, auguri, lei ha le istanze di quella signora che ho visto lì, la Gina, quel personaggio popolare. Chissà che con quel personaggio non si identificano queste persone qua. Ma finita, ci sono posti di lavoro, adesso Mario Draghi ci sta dando 150 miliardi di easing, cioè noi dobbiamo dare titoli di Stato, cioè vendere le nostre autostrade, i nostri ospedali, vendere i nostri servizi l'Italia, all'Europa, loro. E in cambio ci danno carta straccia. 150 miliardi che andranno alle banche per alle banche. Finanziare sempre le banche. Quindi ci hanno distrutto, ci hanno ucciso. Il problema è che noi ancora... E stiamo qui a lamentarci, noi parliamo, cosa allora, facciamo? Allora, ragazzi, il problema è anche nella cultura dell'italiano medio. Se tu all'italiano medio ha un disoccupato, andiamo a piazza, andiamo a Roma, e facciamoci sentire a Montecitorio, non vanno perché poi hanno paura che viene la Digos che li arresta, hanno paura di Equitalia, hanno... allora cosa fa? Il disoccupato chiede i 5 euro alla mamma, magari ha anche 40 anni, per fumarsi le sigarette e stare lì nascosto. Questa è l'Italia, è un problema anche psicologico, che prima o poi finirà o con un bel botto, come ha detto Rita, oppure se ci sarà una classe politica che dirà finalmente stiamo dalla parte del popolo. Però attenzione, che c'era già Grillo, che aveva detto tante belle parole e ha avuto anche tanti voti, però ripeto, il problema è dittatura costituzionale. Grillo è andato con oltre il 20%, cosa ha fatto? Ha trasferito i vaffanculo, scusate il termine, dalle piazze a Montecitorio e lì è finito tutto. Cosa si è concluso? Niente, perché tu per comandare devi entrare in una coalizione e poi una volta che entri nella coalizione sei bruciato. Piano piano devi... Sei bruciato. Chissà come essere. La pagina mia di Nadia Carrara e Mauro Meneghini, c'è un'altra pagina bellissima che è Crisi Italy. E questi miei amici sono riusciti a creare delle cartine interattive sulla perdita dei posti di lavoro. Vi consiglio di andare a vedere. Ieri 1000 posti all'Aushan. 1000 posti. Queste cose non ve le dicono i TG, non ve le dicono, cominciate a familiarizzare con la rete. Poi l'ultima cosa che volevo rilanciare è, ma al di là di Montecitorio, al di là delle formazioni politiche, l'Italia ha un gravissimo problema, gravissimo, che riguarda tutte le amministrazioni, a cominciare dai comuni, alle province, alle regioni, dove c'è il talappalto, l'amico, la cooperativa, i libri, i lavori in biblioteca, si comprano solo da lì. Cosa? Non si riesce ad avere l'intera gamma culturale. C'è l'appalto con l'ICOSA. E dietro a questo soldi, soldi, soldi. Come facciamo a smetterla con questa corruzione endemica, metastatizzata, che massacra e toglie risorse? E quindi... Ci si potrebbe fare 50 puntate. Lo rilancio, perché il problema non è Montecitorio. Cominciamo dall'amico dentista che giustamente non ci fa la fattura perché è massacrato, chiudono botteghe anche quelli, a finire al sindaco che si occupa solo di autobus, come da noi a Bologna, solo autobus, ha mandato a pallino musei, biblioteche, scuole dell'infanzia, nidi, quindi tutta cultura. Tutta cultura, poi la gente su che basi si ribella? È un sindaco di sinistra. Se massacriamo la cultura, cioè che gente avremo quando andrà a votare? Prego. No. Diventerà un grande campo rom, ci sarà il potere delle banche e delle massonerie. E addio posti di lavoro. Grazie a tutti, grazie a Zaniboni, grazie a Bardelle, grazie a Coraci, grazie anche a Fella. A Fella, beh.